Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Come fare quando i bambini ci sembrano perennemente insoddisfatti? Qualsiasi cosa facciamo è comunque una lamentela, un pianto, una crisi. Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e nel blog Parents Smile and Grow. E oggi vi invito a sperimentare nuovi punti di vista sugli sforzi che facciamo con i nostri figli. Un respiro. Un sorriso e cominciamo. State ascoltando Piccoli Passi di Educazione Positiva, il podcast che ti farà vedere i tuoi bambini con occhi tutti diversi. Prima di addentrarci nell'argomento della settimana, qualche aggiornamento. Preparati perché i prossimi mesi saranno ricchi di momenti davvero super super interessanti. Allora, segna il calendario. Il 25 ottobre inizia il terzo summit dell'educazione positiva. Questa volta sarà dedicato, ve lo annuncio in anteprima, alla fascia d'età tra 6 e 6-9. Quindi preparatevi a degli incontri d'eccezione fantastici. E il 18 novembre, la prima volta inedita, una serie gratuita di tre incontri di training Genitori per Crescere. Sono super ansiosa, eccitata e contentissima di potervi proporre questi momenti, quindi segnali nel calendario e cominciamo. Ok, genitori, vediamo un po'. Avete presente quella giornata o mattinata che sembra perfetta, no? Tutto sembra essere partito benissimo. Noi siamo sereni, i bambini sono contenti, siamo tutti di buon umore, siamo così ben disposti che abbiamo organizzato una serie di attività da fare insieme proprio con i bambini al centro. E c'è il gelato, e c'è la giostra, e c'è il parco, siamo attenti, stiamo con loro, siamo concentrati, siamo insieme, noi siamo presenti. E poi c'è quel momento in cui arriva la telefonata, bisogna andare al supermercato, bisogna fare la commissione. E scatta la lamentela, la crisi, il pianto. E c'è quel pensiero, no, che a volte ci arriva così, tuc, come una goccia. Com'è possibile che quello che faccio non è mai abbastanza? Come faccio a insegnare ai miei bambini a essere soddisfatti di quello che hanno, a guardare il bicchiere mezzo pieno, anziché essere concentrati sempre su quello che non hanno ancora avuto, su quello che non va, su quello che non gli piace fare? Ed è un pensiero che un po' ci frega, passatemi il termine, no? Abbiamo a volte un po' in maniera inconsapevole, questo pensiero, molti di noi ce l'hanno, per il quale dovremmo ricevere qualcosa in cambio, no? Degli sforzi che facciamo, altrimenti a che serve? Io ce la metto tutta, ci metto tutto il mio sforzo, la mia pazienza, mi impegno, leggo, provo a cambiare, ma a che serve se tanto poi, quando è il momento di difficoltà, mio figlio finisce con il piangere disperato, rotolandosi per terra in pubblico davanti a tutti, o se comunque poi si lamenta, o se comunque poi eccetera eccetera. E lo capisco profondamente perché sono quelle situazioni in cui per noi genitori può essere difficile, no? Gestire questo momento di difficoltà, di frustrazione dei nostri figli, in cui ci sembra davvero che i nostri tentativi, la nostra fatica non servano, in cui ci magari rimettiamo anche in discussione, ci diciamo allora tanto vale, torniamo ai metodi di prima, o tanto vale, non ti accontento, la prossima volta non ti farò comprare il gelato, non ti porterò più al parco se tanto poi, no? È una cosa che proprio ci viene quasi istintiva, quindi lo capisco nel profondo, ma c'è una controindicazione grande con questo modo di pensare che, ripeto, molte volte avviene in modo un po' automatico e inconsapevole, cioè noi non è che ci diciamo ti compro il gelato perché poi voglio che tu sia contento e quindi ti comporti come dico io. È più una reazione automatica che ci viene di sconforto quando questo succede, per cui diamo questa interpretazione al suo comportamento. Leggiamo il comportamento del bambino come una sorta di ingratitudine dei nostri confronti. Questo però cosa comporta? In maniera inconsapevole, naturalmente, ci porta a mandare un messaggio di amore condizionato. Cosa vuol dire? Faccio una cosa, che penso ti faccia piacere,
perché mi aspetto che poi tu in cambio ti comporti in un certo modo. È, attenzione, molto sottile ed in modo particolare si manifesta con le emozioni, no? Con quelle emozioni che i bambini ancora non sanno bene regolare e che quindi esprimono un po' senza filtri, per cui finché sono felici e contenti va tutto bene, ma nel momento in cui l'emozione invece è un po' più complicata, un po' più difficile, un po' più pesante, è la frustrazione, è la rabbia, è la gelosia, è la tristezza, è il dover rinunciare a qualcosa che mi sta a cuore, è la delusione perché quello che mi aspettavo si sarebbe svolto in un certo modo invece non è. Tutto questo mescolato naturalmente, quando il bambino manifesta queste emozioni qui e si permette di esprimerle appunto senza filtri, allora lì non va più bene. E attenzione, certo che non lo diciamo in maniera esplicita, no? Noi cerchiamo, abbiamo l'intenzione nel nostro cuore di dare questo amore incondizionato. Sono messaggi, spesso non verbali, ma anche verbali nel senso di usare un tono di voce di un certo tipo, usare un certo tipo di parole un pochino più taglienti, di tutta una serie di atteggiamenti che noi possiamo avere nei confronti dei nostri bambini che rimandano però a questo messaggio, no? Di amore condizionato, di attenzione quando piango, quando protesto, quando mi lamento. La mamma reagisce in questo, o papà reagiscono in questo modo, non va bene. Quindi quell'emozione che io sento in quel momento evidentemente non va bene. E questo alla lunga mina all'autostima del bambino, perché l'autostima si forma potendoci fidare di volta in volta delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni, di quello che viviamo, no? Si costruisce questa sorta di fiducia interna, di bussola interna. Che nei primi anni di vita si forma grazie a questo scambio con le mie figure di riferimento, i miei genitori, le figure degli adulti che mi rimandano un po' come uno specchio quello che io esprimo. Se però nel momento in cui sistematicamente, nella ripetizione, ogni volta che esprimo un'emozione che all'inizio non so, nel mio piangere non so che quella è tristezza, ma no? Il bambino non è che pensa adesso sono triste, adesso sono arrabbiato, quindi urlo, quindi calcio, quindi ma è tutto un impulso e sull'impulso del momento, sull'impulso dell'emozione, piangono, urlano, tirano magari il calcio, rispondono male. Di fronte alla nostra reazione, il messaggio che passa qual è? Ah, nel momento in cui io manifesto questa cosa qui, l'amore del mio genitore mi viene tolto perché lui mi guarda con uno sguardo truce, mi urla addosso, mi guarda minaccioso, e quindi forse questa emozione qui che io provo non va bene, quindi dovrei reprimerla, dovrei mandarla via, dovrei controllarla. Sviluppo alla lunga un'immagine di me negativa. Perché? Perché queste emozioni, queste sensazioni fanno parte dell'esperienza di vita umana, è impossibile non provarle più, controllarle, reprimerle. Quello che è possibile è imparare a regolare le azioni che compiamo quando sentiamo queste emozioni e queste sensazioni. Ma l'emozione in sé, la sensazione in sé è naturale e quindi questo messaggio che può essere mandato in maniera inconsapevole, attenzione e ripetuta di questa emozione qui non va bene, alla lunga può causare appunto un'autostima meno forte e una visione negativa di se stessi e che non è proprio quello che noi vorremmo per i nostri bambini quando saranno più grandi. Cosa succede allora? Se proviamo a vedere i comportamenti di appunto lamentela, di insoddisfazione dei nostri bambini sotto un altro punto di vista, grazie agli strumenti di educazione positiva. Cioè, non interpreto quella lamentela, quel comportamento lì come il segno di un'ingratitudine, ma come l'indicatore, la cartina di tornasole, diciamo così, delle risorse e delle capacità che il bambino ha a disposizione in quel preciso momento e dei suoi bisogni. Se la nostra attenzione si sposta nell'interpretazione di questo comportamento da ma che ingrato a ok, se si comporta così evidentemente ci può essere un bisogno, c'è una capacità, c'è una risorsa che magari mancano al mio bambino per saper fare una scelta più efficace nei suoi comportamenti, per scegliere di agire in modo più utile, più rispettoso e più responsabile. Allora lì cambia tutto, perché il nostro focus può passare a come
aiutare il bambino a sviluppare queste risorse, come rispondere al bisogno eventuale che il bambino mi sta manifestando, come aiutarlo a allenarsi per rispondere in modo diverso, per fare delle scelte più utili la prossima volta, in modo che possa gestire quella situazione via via in modo più efficace. Quali possono essere, per esempio, in questo caso degli strumenti che ci possono essere utili sul momento? Possiamo guardare, per esempio, a livello di stanchezza o di eccitazione, di sovrastimolazione, e cioè se noi abbiamo passato la mattinata ad andare da una parte all'altra tra parchi giochi, giostre e spiaggia al mare col castello di sabbia, non lo so per dire, oppure all'incontro con altri bambini e altre mamme. E magari c'è anche il gelato, la merendina, lo zucchero di mezzo. Sappiate che anche l'alimentazione influisce sul comportamento. Magari in quel momento lì in cui noi gli chiediamo di fare lo sforzo come di stare seduto nel carrello del supermercato, che è una cosa molto difficile per un bambino di 2 anni, oppure di andare a fare la visita al museo se siamo in vacanza e il nostro bambino è un po' più grande e vogliamo fare, diciamo, prima facciamo il parco, però poi andiamo al museo. E quindi chiediamo al bambino in qualche modo di dover stare dentro un quadro di comportamento un pochino più rigido. Lì ci può essere un accumulo di stimoli, un accumulo di fatica che portano il bambino nel momento in cui gli è richiesto un maggiore sforzo a livello di gestione del suo comportamento e di gestione dei suoi impulsi, e lì è la cosiddetta goccia che fa traboccare il vaso. Questo può essere un primo elemento da guardare, quindi eventualmente di mettere come prima cosa l'azione che per il bambino richiede maggiore sforzo, e poi in un secondo momento quell'attività che invece per il bambino lo aiuta a liberare un po' di tensioni, lo aiuta a scaricare, a sfogarsi, a muoversi, è più nel suo elemento. Il coinvolgimento del bambino, cioè nel momento in cui lo implichiamo nella pianificazione di quello che succederà nell'ambito della giornata, nelle scelte che facciamo, ovviamente adattandolo in base all'età. La reazione sarà molto diversa che non se imponiamo tutto questo un po' dall'alto, senza preavvisare, se di punto in bianco adesso si fa così perché lo dico io, mentre prima il bambino non lo sapeva, quindi non sa che cosa aspettarsi e si sente imposta l'attività che gli viene richiesta. Un altro elemento può essere la mancanza proprio di allenamento, no? Quindi il bisogno di sviluppare maggiormente una certa capacità, un certo comportamento. Una competenza. Se è la prima volta che portiamo un bambino piccolo al supermercato, l'eccesso di stimoli presenti, l'ambiente nuovo possono completamente sovraccaricare il suo sistema nervoso. Se la prima volta che andiamo ci andiamo preparati con un piccolo compito per lui, dove gli diciamo aiutami a trovare le arance, contiamole insieme, e via via restiamo dentro al supermercato un tempo sempre più lungo, gli insegniamo via via più regole per comportarsi, lo abituiamo a che nel momento in cui lo vediamo partire per la tangente perché non ce la fa più, molliamo tutto e usciamo, e così via. Alla decima volta, ventesima volta, il bambino avrà avuto la possibilità di esercitare tutta una serie di competenze che gli permettono di gestire meglio quella situazione. Un altro elemento fondamentale è la nostra resistenza personale, cioè se entra un po' in gioco quel ragionamento che ci facevamo all'inizio, cioè ma come io ti ho concesso il gelato, ti ho concesso le giostre e tu poi ti comporti in questo modo, forse possiamo anche interrogarci sul perché abbiamo concesso queste cose, cioè non è che magari io in quel momento avevo tutt'altro bisogno. Ero stanca morta, non avevo dormito bene e però pur di accontentare il bambino ho accettato lo stesso di portarlo al parco un pochino più lontano perché è più grande e ci sono tanti amichetti, ma così facendo ignorando il mio bisogno, e quindi nel momento in cui il bambino ha avuto il suo scoppio di pianto, io non avevo le risorse per gestire la mia frustrazione accumulata nel frattempo perché
La mia scelta iniziale di andare al parco è stata dettata da una scelta che non ha preso in considerazione il mio bisogno. E nel momento in cui non prendo in considerazione il mio bisogno e mi aspetto che sia poi il bambino a soddisfarlo in qualche modo, cioè, ma come? Ora che sono stanca, dal momento di fare quello che dico io, tu piangi, com'è possibile? Si crea un po' un meccanismo di recriminazione, no? Ascoltare quindi anche i nostri bisogni e avere chiaro in mente il perché facciamo, diciamo, dei sì oltre che dei no. Le motivazioni dietro le nostre scelte ci permetterà poi dopo di evitare di arrivare nel momento della eventuale, nell'eventuale crisi con il nostro serbatoio completamente vuoto, con la nostra frustrazione, con il nostro bagaglio di pesantezza, diciamo così, di tensione interna da gestire, che poi ci ostacola quando abbiamo bisogno invece di aiutare i nostri bambini a regolare le loro tensioni, le loro emozioni. E anche nel momento in cui scegliamo di andare comunque alle parco, andare comunque alle giostre, di fare determinate cose per i nostri bambini perché sappiamo che fanno piacere a loro, di farlo per il puro piacere di vederli contenti in quel momento, non con l'idea di avere poi un qualche cosa in cambio, tra virgolette. Il premio è quel bel momento passato insieme. Poi abbiamo sempre la scelta, no? Se continuare a fare come abbiamo sempre fatto, con i nostri automatismi, o provare a usare un modo di vedere le cose diverso, a indossare, diciamo, delle lenti diverse, e in questo caso il tema mi sta particolarmente a cuore perché quello dell'autostima è un tema molto delicato. Se noi guardiamo agli adulti intorno a noi, alle persone che conosciamo e anche a noi stessi, a volte questo livello di autostima non sempre al top non è un qualche cosa che ci impedisce di funzionare correttamente. Però ci può impedire di tirar fuori il meglio di noi, il massimo del nostro potenziale, ci può impedire di prendere dei rischi e di seguire delle iniziative che in realtà dentro ci attirano, però ci fanno anche paura, ci può far sentire limitati in qualche modo o inadeguati e non è per forza quello che vorremmo per i nostri bambini, no? Si tratta di investire, di piantare dei semini con questa intenzione sul lungo periodo, di favorire questa fiducia nel nostro bambino, nelle sue sensazioni, nelle sue emozioni, in quello che vive, di dargli gli strumenti poi per scegliere consapevolmente l'azione che vuole compiere. Io vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, vi invito a iscrivervi al percorso di 21 giorni se ancora non l'avete fatto e vi do appuntamento alla prossima.